Dal codice rosa al codice rosso, il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nella sala conferenze dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Protagonisti, magistrati, avvocati, operatori di polizia giudiziaria. Sono intervenuti il GIP del Tribunale, Carla Frau e Andrea Migneco, e ancora il PM Francesca Eva. Una tematica che ha coinvolto i presenti in un dibattito piuttosto articolato. Quando dal codice rosa si passa al codice rosso interviene l'ASPE anche troppo tardi in questo caso. Sì, è un sistema che ovviamente è stato più volte anche messo in evidenza nel corso di questa giornata, va corretto, nel senso che quando la vittima di questa violenza si rivolge alle strutture sanitarie e ancor più quando si rivolge alla magistratura, ovviamente il reato è stato già consumato, quindi è molto importante riorientare tutte le azioni concordate tra le varie istituzioni nel senso della cultura della prevenzione, cioè bisogna prevenire questi fenomeni piuttosto che semplicemente limitarsi a curarli. In questo senso bisogna fare il massimo sforzo perché il problema è essenzialmente un problema di carattere culturale, un retaggio culturale, storico del passato che va assolutamente superato ed è una battaglia di civiltà che ci deve vedere accomunati tutte le istituzioni. Battaglia di civiltà che a che punto è arrivato? Si parla di vittime che spesso non denunciano. Per fortuna le vittime denunciano un po' di più. È chiaro che moltissime hanno paura perché sì, ci sono alcune istituzioni impegnate nell'accoglienza delle vittime di violenza, sia donne che bambini. Però è anche vero che molte cose vengono lasciate al caso. Le donne rimangono da sole e quindi hanno paura del loro abusante e ritirano le denunce oppure non denunciano affatto. Ci vuole un coordinamento provinciale che dia delle misure serie, concrete, a un percorso che possa liberare nel frattempo le donne vittime di violenza e dall'altro fare prevenzione per quanto riguarda le nuove generazioni che hanno bisogno di cambiare idea, che hanno bisogno di cambiare cultura, che hanno bisogno delle metodologie educative che possano dare un contributo fortissimo alla idea del sé. Dall'esperienza legale, ecco, quali sono le difficoltà che maggiormente riscontrate sul campo? Le difficoltà maggiormente riscontrate si hanno soprattutto quando c'è la reiterazione del reato e quindi dobbiamo in qualche modo, di fronte a soggetti che sono particolarmente pericolosi e violenti, dobbiamo mettere in sicurezza le donne vittime di violenza. A volte il codice rosso permette una tempestività di intervento maggiore, però è anche vero che spesso, sempre perché si inneschi nei meccanismi della giustizia, passa del tempo. Quindi è molto importante a volte mettere le donne in protezione mediante il rifugio nelle case di indirizzo segreto. Noi Centro Antiviolenza operiamo sul territorio siracusano da anni, il centro antiviolenza Ipazia opera dal 2002 e cerchiamo in qualche modo di sopperire a quei vuoti che ci sono nelle procedure con il nostro intervento.